soltanto approfittare dell'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale che è sempre attenta su queste questioni, l'amministrazione provinciale che dà da sempre sostegno all'istituto storico della resistenza e al movimento resistenziale in generale, e vorrei ringraziare soprattutto le associazioni partigiane, perché spesso parliamo di tutto ma non siamo attenti al lavoro che l'ANPI e l'FVL e altre associazioni nella nostra provincia e nella nostra città svolgono tutto l'anno a sostegno di una lotta per mantenere viva il ricordo della resistenza, per mantenere vivo il ricordo di coloro che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà, per mantenere viva, come dire, tutti quei valori che sono alla base della nostra convivenza civile e della nostra democrazia. Io credo che dobbiamo sempre ricordarci che queste associazioni da tanti decenni, dal 45 in avanti, hanno portato con grande coraggio, con grande forza, con grande intelligenza avanti questi valori, e dobbiamo essere a loro riconosciuti.